Allora, come vi ho detto durante la lezione, adesso vi faccio vedere come disegnare il piano cartesiano su un foglio a quadretti. Fatelo con righello perché sennò vi viene male, impreciso e poi non trovate i punti. Allora, in qualsiasi punto del foglio, anzi io vado un po' più in giù, disegniamo il primo asse. Mettiamo subito la freccina così non ce la dimentichiamo e questa freccia ci dice che i numeri vanno, aumentano in questa direzione. Poi facciamo l'altro asse. Anche qua mettiamo subito la freccina perché i numeri aumentano in questa direzione. Si dice che l'asse è orientato, vi ricordate dalla spiegazione della professoressa Carucci? Questo asse è X, è quello orizzontale, questo asse è Y, che è quello verticale. Quando cercheremo i punti, inizieremo a cercarli dall'asse X e il secondo punto lo cercheremo sull'asse Y. Decidiamo poi l'unità di misura. Prendiamo in questo caso come unità di misura un quadretto. Ok? Quindi iniziamo a segnare tutti i nostri numeri alla distanza di un quadretto uno dall'altro. Quindi questo è 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Poi voi andrete avanti ancora un po'. E poi di qua uguale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12 e potete arrivare fino in alto. Aggiungiamo qua l'origine degli assi che è il punto 0, 0. Si scrive 0 solo una volta perché è un punto solo che è in condivisione tra l'asse X e l'asse Y. E questo è il nostro piano cartesiano con tutti i suoi elementi. Disegniamo un punto solo, così vediamo anche come si fa a trovare il punto. Per esempio, se al mio punto A diamo coordinate 2, 7, questo 2 lo cerchiamo sull'asse X e questo 7 lo cerchiamo sull'asse Y. Quindi 2 è qua e 7 è qua. In pratica dobbiamo scorrere finché i due punti non si incontrano. Lo facciamo facendo delle linee tratteggiate. Inizio a tratteggiare dal punto 2 e salgo. Poi inizio a tratteggiare dal punto 7. Vedete che qua le due linee tratteggiate si incontrano. Questo è il punto A. Ok? Guardate il video e poi oggi pomeriggio proviamo a fare gli esercizi assieme. Ciao, a dopo!